Inaugurato a Frosinone lo sportello EBIT Lazio, l'ente bilaterale del terziario in 18 anni di attività, ha raccolto oltre 6.000 aziende iscritte, erogato oltre 12 milioni di euro in progetti formativi, proposto 7.000 corsi e formato 30.000 lavoratori. Una presentazione ufficiale, quella a Frosinone, che si è tenuta nella sede della Confcommercio del capoluogo, tutti uniti dalle istituzioni alle imprese, nel rispetto ovviamente delle normative per evitare la diffusione del coronavirus, per parlare della nuova offerta rivolta alle imprese del territorio. A fare gli onori di casa il presidente di Confcommercio Lazio e consigliere nazionale Giovanni Acampora, il vicepresidente di Confcommercio Lazio Sud Fabio Loreto e il direttore generale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud, dottor Salvatore Di Cecca, che ha moderato gli interventi. A prendere la parola per illustrare i numerosi servizi dedicati alle aziende e ai lavoratori del settore commercio e terziario, Guido Lazzarelli, presidente dell'EBIT Lazio. Il momento di difficoltà sicuramente sarà più propizio per far apprezzare questo tipo di servizi che vengono dati dall'ente bilaterale, ma questi servizi sono dei servizi, diciamo, previsti strutturalmente dalla contrattazione collettiva e dalle parti che firmano il contratto collettivo del commercio, cioè Confcommercio, Fiscamt, CGL, Fisasca, CISL e Will Tux Will. Oggi c'è l'inaugurazione dello sportello EBIT Lazio qui a Frosinone. Segue l'inaugurazione dello sportello di Latina, un momento in cui occorre condivisione e partecipazione, occorre fare squadra. Oggi è stato l'esempio virtuoso di che cosa significa fare squadra, significa stare vicino, significa affrontare le difficoltà insieme. Condivisione, partecipazione, scelte unitarie, servizi reali da dare alle imprese e ai lavoratori. Questo è un modo come tanti per stare vicini al sistema in questo momento che sta soffrendo. Credo che sia essenziale seguire questi esempi virtuosi. Ad oggi devo dire che rispetto a questa domanda io non sono a conoscenza di candidature delle associazioni rispetto alla Camera di Commercio, e questo è grave perché siamo arrivati ormai al termine di quelle che dovrebbero essere delle consultazioni delle associazioni. Ricordiamoci che la Camera di Commercio, come è stato anche detto dagli autorevoli ospiti di questa giornata, è l'insieme delle associazioni, dovrà rappresentare un'area vasta che è quella di Latina Frosinone, è una camera strategica e occorrono delle scelte strategiche. Io rimango esterrefatto del fatto che ad oggi, a pochissimi giorni dalla costituzione di questo nuovo ente che sarà un propulsore eccezionale, fondamentale per i nostri territori, non abbiamo ancora delle autorevoli associazioni che scendano in campo e dicono: ecco, cerchiamo di trovare una soluzione condivisa, mettiamo in piedi un progetto che possa accomunare tutte le associazioni. Beh, io non credo nelle candidature sporadiche, credo nella capacità di alcuni uomini che ci stanno, credo nella capacità delle associazioni, ma credo che incominci ad arrivare il momento in cui le associazioni datoriali scendano realmente in campo con delle candidature autorevoli, che possono ben rappresentare un territorio così importante. Guardate, è estremamente determinante, un processo di accorpamento è stato lungo e faticoso, non perdiamo questa occasione, e quindi il mio invito è a tutte le associazioni datoriali, ai sindacati, alle parti sociali, a tutti coloro che parteciperanno alla Costituente Camera, di incominciare a ragionare su un progetto comune, condiviso, autorevole, che possa ben rappresentare i nostri territori. Non possiamo perdere questa occasione. Oggi sì, quello dell'ente bilaterale del Lazio, che ha aperto due sportelli, uno a Latina, nei giorni precedenti, e oggi a Frosinone, è l'esempio che noi dobbiamo sostenere. In un momento così difficile, di pandemia, di crisi economica, non bisogna assolutamente andare in corsa, rincorrere poltrone, autoreferenzialità. Bisogna invece lavorare tutti quanti insieme per un obiettivo comune. E noi di Confcommercio siamo pronti al dialogo con tutte le associazioni, non avendo tra l'altro ancora neanche ipotizzato una candidatura da mettere in campo, perché le candidature alla presidenza, nella giunta, devono venire da una concertazione. Bisogna scegliere gli uomini migliori, noi siamo pronti a scegliere insieme alle altre associazioni, aspettiamo che arrivi questo momento e siamo favorevoli a un processo unificato di sviluppo dei nostri bellissimi territori. L'importanza è quella di far crescere le aziende, dare un supporto
tecnico per fare in modo che le aziende crescano sempre più, ma non solo le aziende, soprattutto i dipendenti delle aziende, perché questo sportello praticamente darà anche una mano anche a livello economico, perché darà anche dei rimborsi ai dipendenti per quello che riguarda le scuole, per quello che riguarda l'università, per quello che riguarda addirittura le vacanze. Lo sportello di Frosinone insieme allo sportello insomma di Latina debbono dare e riusciranno a dare delle risposte al mondo delle imprese e dei lavoratori. È stato dimostrato in modo plastico come bisogna ripensare anche il concetto di fare impresa e associarsi insieme per fare impresa. Le associazioni sia datoriali che sindacali oggi mettono assieme quello che può essere un servizio innovativo.